qual è il tuo gioco preferito? Sicuramente preferisco giocare a fondo campo, perché è lì che mi sento più sicuro, se non altro perché è così che ho iniziato a giocare da bambino. Col passare del tempo ho migliorato i miei colpi a rete e oggi sono in grado di chiudere il punto giocando la volée. A rete, tuttavia, preferisco andarci solo dopo essermi aperto bene il campo con un efficace colpo d'approccio, in modo da non rischiare troppo sul passante del mio avversario. Che Borg sia soprattutto un giocatore da fondo campo è fin troppo evidente. Sarebbe però sbagliato considerare il suo gioco come difensivo. In realtà, Bjorn è stato il primo tennista in grado di attaccare l'avversario da fondo campo, imprimendo al gioco un pressing martellante che nessuno prima di lui aveva saputo praticare così efficacemente. Non a caso il fuoriclasse svedese si è imposto per 5 volte consecutive sull'erba di Wimbledon, a dispetto di ogni tradizione. Del tutto sporadiche le apparizioni di Borg nel doppio, quasi sempre dovute a esigenze di squadra in Coppa Davis. Molti giocatori di club preferiscono di gran lunga il singolare, apprezzando l'aspetto individuale di questo sport. Allenarsi di tanto in tanto in doppio è però assai raccomandabile, perché costringe anche i più tenaci regolaristi a spingersi a rete, consentendo di sviluppare, divertendosi, quelle doti di tocco e quella prontezza di riflessi che non sempre il gioco da fondo campo richiede. Molta cura deve essere dedicata alla preparazione fisica. Ricordate che nel gioco del tennis le gambe contano moltissimo e che senza allenamento è impossibile ottenere risultati. Guardate il gioco di gambe di Borg. L'apparente facilità dei suoi colpi ha origine proprio qui, nelle gambe, che gli consentono di muoversi per il campo con assoluta naturalezza. Ricordate che un giocatore stanco finisce per commettere gli errori più incredibili, mentre solo chi è fisicamente a posto può sperare di mettere a frutto il proprio bagaglio tecnico. Per quanto riguarda la racchetta, ogni giocatore ha le proprie esigenze. Le mie sono molto tirate, più o meno attorno ai 30 kg, e questo mi costringe a girare con molte racchette, perché nel corso di un torneo ne rompo sempre parecchie. Ecco il motivo per cui, ovunque io vada, mi accompagnano fedelmente dalle 30 alle 35 racchette. Non è certo una questione di esibizionismo.